state le note prodigiose di Diana Dvalishvili ad aprire la festa di sabato sera dedicata alla vittoria di Pesaro, capitale della cultura 2024. Applausi per la bambina ucraina di 9 anni in fuga da Kharkiv e adottata artisticamente dal Conservatorio di Pesaro. Un'apertura in musica dagli alti valori simbolici umanitari che ha poi fatto salire sul palco di Piazza della Creatività al Centro Arti Visive Pescheria i protagonisti della città orchestra, quelli che hanno reso possibile un percorso da vittoria, a cominciare dal vice sindaco Daniele Vimini. Una giornata storica per la nostra città e per tutto il territorio, che da oggi parte un viaggio nuovo. Insomma, la responsabilità che abbiamo di fronte a tutta la regione e a tutto lo Stato di fare valere al meglio il progetto che è stato premiato all'unanimità dalla Commissione e che ha fatto in modo che Pesaro potesse diventare capitale della cultura per il 2024. E credo che la visibilità che potrà avere la città di Pesaro in questi anni potrà essere un ottimo strumento di rivalsa per tutta la nostra regione. In una serata lietata anche dalla musica di Clarissa Vichi e dei bambini dell'asilo, le voci dei tanti testimonian della candidatura, tra cui Angela Scatigna, moglie di Massimo Dolcini, la giovane scrittrice Giorgia Righi e Mattea Fo, figlia di Dario Fo e Franca Rame. Applausi per Agostino Ritano, che dopo aver guidato la vittoria di Procida a Capitale della Cultura 2022, ha fatto altrettanto con Pesaro, meritandosi di essere ribattezzato da Ricci il Cristiano Ronaldo delle candidature. Un viaggio che è partito con grande semplicità, con grande sobrietà, e devo dire che l'elemento della sobrietà è stato l'elemento che ha caratterizzato questo percorso. Fra i tanti concetti esposti dal sindaco Ricci, la forte sottolineatura alla mentalità che ha portato alla vittoria. Ricordate quando lanciai questa idea, la Pesaro Nazionale, qualche anno fa? Era proprio questa idea, l'idea di chi sa che ha tanti problemi, ma anche di chi sa che ha una grande potenzialità, perché ha gente tosta, che ha una forte cultura del fare e della solidarietà, che ha dimostrato in tante fasi della storia di poter essere una delle parti migliori del nostro paese. Sempre però con l'orgoglio di chi è di provincia, come siamo noi.